Nuovamente collegati in diretta per l'atto finale di questo parallelo, slalom parallelo di San Vigilio di Marebbe sulla pista del Chan Ross. Abbiamo avuto diversi atleti italiani, alcuni di questi li abbiamo avuti anche in audio nonché in video. Parlo di Giovanni Borsotti e di Andy Planck. Giovanni Borsotti è stato l'ultimo atleta eliminato, peccato perché ha perduto l'attimo soprattutto nella prima manche, nella seconda ha provato a recuperare, ha dato troppo, evidentemente traiettoria sul salto, troppo sull'abbrivio e quindi inforcata ed eliminazione scontata. Quindi seconda manche della finale che assegnerà la vittoria, seconda manche della finalissima che invece assegnerà l'ultimo gradino disponibile di questo podio di Coppa Europa, settima tappa dunque della Coppa Continentale. Bischoff ha vinto la prima manche, Pietilei ha vinto la prima manche della finalina per il terzo e quarto posto. Slalom parallelo, questa pista breve ma intensa che ha mietuto diverse vittime, soprattutto nei salti ma anche nell'affrontare le curve successive ai salti. Due salti, 1,20 m di altezza e vediamo proprio in queste fasi rallentate che ci vengono offerte dalla regia guidata da Franco Venditti le difficoltà che gli atleti hanno dovuto affrontare in questa pista così bella a San Vigilio di Marebbe, qui, proprio qui dove sono nati Manfred e Manuela Melgo, nel vero senso della parola nati, nel senso che sono nati dal punto di vista sciistico, non c'erano impianti come ci sono oggi, c'era un semplice ski lift che portava loro fino in cima a questa montagna e loro giù a cercare di imparare anche da Roman Erlacher. No, bisogna dire che i nostri atleti dello Ski Club di San Vigilio, bisogna ricordare anche Alexander Ploner, che è un ragazzo che ha sciato anche lui al Chan Ross. Era un bellissimo gruppo, veramente sono riusciti ad emergere in Coppa del Mondo. Non è semplice portare quattro atleti alle Olimpiadi, basta ricordare che ci abbiamo anche Meinhard Erlacher che è snowboardista, perciò una piccola comunità come San Vigilio è riuscita a lavorare molto bene. Chiaramente gli allenatori che hanno avuto tra Marco Kanaider e lo stesso Klaus Kastlunger che è direttore di gara quest'oggi, hanno lavorato tantissimo a livello di club, senza dimenticare poi chiaramente i vari gruppi sportivi, che sappiamo benissimo che i nostri atleti fanno parte dei gruppi sportivi militari, chi carabiniere, finanza, polizia oppure esercito, e chiaramente questa è l'unica possibilità per poter praticare questo sport bellissimo dello sci, perché a livello finanziario chiaramente bisogna avere o degli sponsor o degli aiuti, perciò l'Arma in questo momento dà dei grossi aiuti anche alla federazione e si vede che anche stanno facendo un grossissimo lavoro. Una volta c'era molto più spazio anche per i ragazzi giovani che facevano magari la Coppa Italia, trovare un posto nei vari gruppi sportivi. Adesso purtroppo diciamo le nazionali occupano questi posti ed è buono però difficile per i ragazzi giovani chiaramente. Ah sì, sicuramente, questi ragazzi che puntano tanto su questa disciplina che è difficile, come abbiamo avuto modo di dire più volte. Intanto Bischoff che è avanti, 50 centesimi di vantaggio e via. Adesso viene assegnata la vittoria Cavesel, svizzero, che ha battuto il nostro ed eliminato il nostro Giovanni Borsotti. Bischoff avanti tanto quanto dovrebbe bastargli per vincere, 19 centesimi di vantaggio, e così Bischoff vince la settima tappa di Coppa Europa. Ancora una tappa italiana dopo Oberhagen, Pozza di Fassa, qui San Vigilio di Marebbe, per Bischoff che si impone su Caviezel nonostante abbia rischiato soprattutto all'ultima porta. Adesso scusate, il terzo e quarto posto, hai ragione, questa è la finale A, giusto. Eccola qua, Pietilei e Körner. Esattamente, abbiamo visto prima il terzo e quarto posto, adesso siamo nella finalissima. Ok, Pietilei avanti, 50 centesimi. Pietilei Olmer avanti. Sì, nettamente, Körner prova a recuperare, ma non dovrebbe farcela, e infatti così è il vincitore Pietilei Olmer, seconda piazza per l'atleta che comunque
alza le braccia al cielo in segno di vittoria, perché nonostante sia un secondo posto è pur sempre un successo. Ha rischiato anche qualcosa, è uscito, ma insomma la gara ormai era perduta, e allora la vittoria forse dell'atleta che ha meritato di più. Ma è stato Robert, l'atleta più regolare Roman, in assoluto, e si è visto che partiva veramente bene, però ha affrontato veramente i salti con una tattica molto interessante, riusciva a sciare rotondo, a mantenere l'esterno, e la tecnica e la tattica che ha premiato più di tutte. Particolarmente soddisfatto Mika Körner, che adesso scaletta, va a raggiungere il podio premiazione, con Pietley Horner che invece si impone. Beh, è stata una gara comunque spettacolare, è stata una gara che ha proposto anche una bella varietà di soluzioni, dallo slalom al salto in questa prova sprint, l'uno contro l'altro, tanta gara, poca possibilità di recupero, insomma sono evidentemente anche aspetti che non vengono considerati, invece in prove come queste devono esserlo. Esattamente, la cosa che è piaciuta di più secondo me questa sera, quando abbiamo sentito un atleta, Giovanni Borsotti, che ha detto: mi sono divertito. E questa è la cosa secondo me fondamentale quando, diciamo, si sentono degli atleti che fanno questo sport a livello professionale e si divertono. E questo è veramente una cosa stupenda ed è l'affermazione più bella che ho sentito questa sera. Sì, anche perché spazio al divertimento ce n'è poco, prove massacranti dal punto di vista mentale e fisico, quindi con una FIS che cerca anche di modernizzarsi, perché questi non sono altro evidentemente che test tutto sommato, perché possano poi essere trasportati in Coppa del Mondo, perché no, anche più in là. Sì, basta pensare, come abbiamo detto all'inizio, diciamo che grosse città vogliono organizzare questo tour. L'ultima a Milano. Incredibile. Ha cominciato Mosca, Monaco. Sì, pensare che al Central Park di New York si faccia una gara del genere, è incredibile, però io penso che sia sicuramente il metodo giusto per lanciare di più questo sci, e di farlo conoscere a più persone, perché è veramente una disciplina divertente, bella e dà soddisfazione veramente anche chi lo pratica a livello amatoriale. Sì, d'altra parte prove anche più brevi possono essere più televisive, quindi siccome alla fine la televisione ha il suo peso, il richiamo della gente sul posto evidentemente può arrivare dall'organizzazione delle grandi città, il richiamo davanti ai teleschermi può arrivare da prove come queste. Certo, basta un attimo che vieni eliminato, ma d'altra parte centesimi di secondo o millesimi di secondo hanno fatto la differenza anche in prove che non fossero in parallelo. Ma sicuramente qui è stato premiato anche quello, l'atleta che, diciamo, riusciva a partire meglio. Su una gara in linea, chiamiamola così, c'è una partenza normale e vince lo sciatore. Qui addirittura può vincere anche quello che scia leggermente peggio, però parte meglio. Basta pensare di fare magari una gara di Formula 1 solamente di un giro e non di 50 giri, potrebbe vincere quello che parte meglio e non quello che magari ha fatto la pole position, diciamo, per tutta la sessione. Poi lo stress psicologico del dover affrontare l'avversario, ma doverlo affrontare non in termini numerici ma dal punto di vista proprio visivo, anche quello può avere il suo peso, e quindi trovarti l'avversario al fianco piuttosto che doverlo aspettare o doverlo precedere ha un peso e una considerazione completamente differente. No, è incredibile quando si scia, è impensabile che uno possa sentire l'avversario, però senti il respiro di fianco, senti questa aggressività, senti le lamine, perciò veramente lo scontro uomo contro uomo secondo me rende molto di più anche a livello televisivo, perché è facile, tu vedi quello che sta davanti e ti rendi subito conto di quello che può vincere. Certo. Al di là delle difficoltà o degli errori che uno possa commettere nella sua discesa. E dunque arriva la classifica finale con lo svedese Holner, Pietley Holner, che vince la finalissima nei confronti dello sloveno Mika Körner. La finalina è stata vinta dall'austriaco Martin Bischoff davanti allo svizzero Gino Caviezel, il primo italiano Giovanni Borsotti, che dunque si piazza al quinto posto. E questa è un'immagine d'insieme di San Vigilio di Marebbe che saluta il pubblico. Tra pochi minuti